delle due perle, diciamo, Camilla Randone Sinibaldi, la protagonista, e Gabriella Belisario, che è una ragazza di 14 anni di immenso talento che ho avuto la fortuna di incontrare durante il casting. E sono all'ultimo anno di quello che sarebbero di quello che sarebbe il biennio. Sì, no, terza liceo. No, perché comunque sono un anno avanti. Ho capito. Come puoi in un momento come questo parlarmi di budino coi pinoli? Hai capito cosa ti ho detto? Io non mi innamorerò mai! Credo che non mi innamorerò mai più. Ti comunico ufficialmente che io quest'estate bacerò. Siamo in diretta dall'estate del 1987. Questa è Villa Randone, la villa di Camilla, Giovanna e Agostino, che sarebbero mio papà e mia mamma. Questa è la mia estate fatale, perché ho deciso di innamorarmi, di baciare un ragazzo per la prima volta. Bene, andiamo di qua, vi porto in camera mia. Allora, questa è camera mia, ci sono i poster dei Duran Duran, che sono tre magnifici figoni, come potete vedere, uno più bello dell'altro. Poi queste sono le mie foto con Lavinia Florinelli Nardi, che sarebbe la mia amica nemica, più che altro. Ecco Camilla Randone. Oddio. Io non la sopporto, quella povera sfigata. Vedi i poster degli Holly Hobby, insomma, sono gli stessi poster che poi ci saranno anche nella camera di Lavinia, perché comunque ci somigliamo un po'. Adelmo Franci è il ragazzo che mi piace. Ha più o meno 17 anni, è di Orbetello ed è di famiglia, diciamo, povera, proletaria. Io invece sono quella ricca e irraggiungibile. Adelmo Franci, appunto, viene qui a pulire la piscina, è l'aiutante del signor Bartolini, che durante tutto il film non compare mai. E quindi è così, grazie all'assenza del signor Bartolini, che io conoscerò Adelmo. Ho trovato un messaggio di mamma, dice che la piscina è un attimino da ripulire. Dille di chiamare Bartolini. Ok. Questa è la piscina dove io trascorro i miei pomeriggi distesa su Camillo Coccodrillo, che sarebbe un coccodrillo gonfiabile. Questo sa delineare quanto io sia infantile, perché comunque sono una ragazzina di 13, quasi 14 anni, ne vuole dimostrare di più, ma in realtà gioco con le Barbie, cioè poster di Holly Hobby, insomma sono molto piccola e immatura. In parte Camilla mi rappresenta, ha anche qualcosa di, diciamo, della mia nemica, cioè di colei che a quell'età mi sembrava proprio, mi metteva molta paura, quindi in parte anche scrivere di un personaggio così mi ha fatto superare delle paure mie. Non è vero che gli attori somigliano al ruolo che interpretano, io infatti, no, io ci somiglio abbastanza a Camilla, no, forse sono più fortunata sentimentalmente, questo è sicuro. Non fate bere i ragazzini minori, l'alcol fa male alla salute. Nel ruolo di Adelmo, un giovanotto di Venturina che mi è capitato di incontrare in una scuola, ho adorato in lui subito la sua fisicità, cioè il suo essere ruvido ma dolce. Adelmo è sempre truccatissimo, cioè in realtà è un cesso. Dalia gli mette sempre il mascara, chili di fondotinta, cioè, gli hanno pure tagliati i capelli, prima non sapete cos'era. Torna indietro e di la battuta. La cosa che mi piace, lo so. Ma finalmente cosa? 100 metri. 100 metri? Atleta. Pronto? No, se vuole le passo la signorina. Mi sa che è il tuo papà. Ah. Pronto? No, se vuole le passo la signorina. Mi sa che è il tuo babbo. È la proiezione, diciamo, dei miei ricordi e del mio
mio stile di vita di quegli anni, a quell'età. Benvenuti in casa di Adelmo Franci, che sarei io. Qui c'è la camera da letto dei miei genitori, grande e spaziosa. Qui c'è il bagno, dove il nonno di solito lo occupa. Allora, chiudi! Ma guarda, che ora è occupato? Qui c'è la cucina, con polpette, polpette e piselli. E qui c'è la sala, apparecchiata per la cena, dove parteciperà anche Camilla. E ora siamo alla ricerca dei parenti, serpenti. Il babbo di Adelmo, Ampelio Franci. Buonasera. La zia Ortigia. Buonasera. Buonasera. E la nonna. Mio fratello Riano. Ciao. E manca solo la mamma. La mamma dovrebbe risiedere dalle parti del camerino. Non c'è la mamma. Si cercava la mamma noi. C'è la mamma? Sì. Ma che? C'è la mamma? Sì. Questa è la mia mamma. No. Saluta, ma allora, mamma. Ma sono tutta in disabile. Mamma e figlio, tali uguali. Mi vado a vestire per bene, bello il mio figlio. Sto sudoso. No, bello, lo mangeremo. Un saluto dalla famiglia Franci.